E allora adesso il momento è arrivato, guardate le telecamere di Telerumpo sono qui in primissima fila. Vorrei fare un applauso speciale a tutti coloro che credono nel paradiso latino e questa sera sono qui con noi! Alla faccia del bicarbonato di sodio! Applauso speciale alla console, dietro l'albero, la proprietà, Andrea Cavilato! Un giorno lo farai, ma adesso abbassiamo le luci, creiamo l'atmosfera, perché sì. Il momento è arrivato, un anno è passato. Li abbiamo aspettati. Gentile pubblico, il paradiso latino è lieto, onorato, orgoglioso di presentare questa straordinaria esibizione. Sapete già di cosa sto parlando, ma soprattutto sapete che sto per parlare del gruppo numero uno, non solo in Italia, non solo in Europa, ma nel mondo intero. È di mondo che parliamo? I campioni del mondo a Las Vegas, questa notte sono qui con noi. Il paradiso latino è lieto di presentare con Tambor, loro sono Tropical Jam! Yeah.
Francisco il Negro, Robegal, el señor Fernando Sousa. Allora, come si dice in questi casi, ci piace vincere facile, perché quando abbiamo artisti, non dico 3 stelle, perché mi sembra quasi di offendere gli altri, ma artisti 5 stelle, così imparano gli altri a essere 2 stelle. Abbiamo artisti 5 stelle, lusso, extra lusso, perché è vero che non ci sono spettacoli di serie A e di serie B, ma ci sono spettacoli di Champions League, e questo è uno spettacolo di Champions League ad altissimo livello. E allora mi piace presentarvi ad uno molto velocemente, perché abbiamo anche delle novità che non hanno mai calcato il palco del Paradiso Latino, per cui, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, dames et messieurs, la signorita Jennifer. E adesso presentiamo l'unico più abbronzato di me in sala questa sera, dopo di te che sei arrivato un attimo appena in tempo. Voi li conoscete? Li conoscete voi due? Ah sì, va bene, non importa. È il signor Omar! Beh, la coppia che sto per presentare ormai è parte integrante del Tropical Jam da diversi anni, diverse stagioni, però non per questo non si emoziona quando calca questi palcoscenici di fronte a questa meravigliosa platea. È il signor Vincenzo! La signorita Federica! È sempre un onore per me presentare questa bambina, perché bambina l'ho conosciuta quando ancora all'asilo usciva e diceva vado a ballare per i Tropical Jam. E da lì è cresciuta, ne sono passate tante di ballerine oltre lei, ma questa non molla mai, mai! È come l'Ibrahimovic dei Tropical Jam. Ladies and gentlemen, Tatiana Buonaguro! Allora, a parte il fatto che ci conosciamo da 2000 anni e ci stimiamo da 2500 anni, al di là delle opinioni personali che possono essere anche divergenti, ma c'è una stima che ci lega come persone. Signore e signori, grande onore per me presentare il signor Fernando Sousa! Buonasera ragazzi, grazie Alfo della bellissima presentazione. Io questa sera voglio fare un applauso speciale a Andrea, perché perché nonostante tutte le difficoltà ha mantenuto la parola e ha fatto lo spettacolo, che poteva tranquillamente il periodo che era dire guarda, entriamo in zona gialla, si sono tutto quello che già sappiamo. Invece ti volevo fare comunque i miei complimenti, come sempre un piacere. Abbiamo deciso insieme di non portare lo spettacolo grosso inteso con tutta la formazione, perché aspettiamo momenti migliori per tutta la situation e che possiate godere del nostro ultimo spettacolo, che siamo una caterva, siamo una tribù nell'ultimo spettacolo, e spero con il 2022 poterlo portare qui, ma sicuramente sarà così. Quindi primo applauso andato. Secondo applauso importantissimo va a voi, perché siete qui e senza di voi niente di tutto questo potrebbe funzionare, quindi grazie, perché noi alla fine, se siamo orfani di pubblico, non solo uno potrebbe vederla anche dalla parte lavorativa, però sai, la parte lavorativa uno cerca un altro lavoro e fa se non funziona più, ma noi viviamo, noi il nostro ossigeno è questo, è fare arte, e del pubblico è la ricompensa dei mesi e mesi di lavoro per fare 3 minuti. Magari ci sono 5 mesi di lavoro, e quindi voi sempre siete la nostra ricompensa. A volte siete anche i nostri killer, perché è così, ma il pubblico decide. Quindi grazie ragazzi del sostegno, grazie mille. Detto questo, io Alex lo conosco, io ero molto piccola a Bologna, e volevo dire una cosa, ci sono DJ e DJ, ci sono serate di tutti i tipi, si può sempre mettere buona musica indipendentemente dal genere che uno sceglie,
Ma sorvoliamo tutto questo perché non parliamo dei generi musicali, parliamo di tecnica. Io non so se vi rendete conto ogni tanto che cambiano le canzoni e voi continuate a ballare, ma la canzone è cambiata. E questo è perché c'è un livello tecnico in console molto alto, ragazzi. E a volte magari, vabbè, io perché le conosco tutte, ci sono canzoni magari che vanno a morire e lui ti entra con un'altra canzone in modo che la canzone non muoia e aspetta che la canzone riprenda per poi lasciarla andare. Sono tutte cose tecniche di alto livello. Bisogna riconoscere e dare a Cesare quello che è di Cesare. Quindi quando la tecnica c'è, anche il gusto musicale spacchi, eh? Però sai, uno può essere anche un ottimo DJ mettendo degli ottimi brani, finisce uno, inizia l'altro, così ci vuole solo la... E questo invece è tecnica, e lì ci vuole scuola, ci vuole tecnica, ci vuole studio. Ragazzi, noi siamo qui, non so, parte subito l'animazione, io passo parola a te. Grazie ragazzi, a dopo. Allora, nel ricordare che se fossimo entrati in zona gialla solo Jennifer avrebbe potuto ballare per il Tropical Jam.